Maggiori garanzie occupazionali, queste le richieste dei lavoratori della formazione professionale in piazza oggi a Palermo. I pubblici ministeri Ingroia e De Francisci tentarono di far pentire Bernardo Provenzano. Concorso per la scuola, oggi il primo giorno di prove con i 50 test a risposta multipla. Buonasera, bentrovati a questa seconda edizione del giornale di Media News, oggi lunedì 17 dicembre. I lavoratori della formazione professionale hanno manifestato davanti Palazzo d'Orleana a Palermo per chiedere al presidente della regione Rosario Crocetta i pagamenti delle ultime tre mensilità e maggiori garanzie occupazionali. Ad essere in piazza questa mattina non c'erano soltanto le famiglie e i lavoratori della formazione professionale, ma più di ogni altra volta si sono fatti sentire gli stipendi non pagati, in alcuni casi da più di 20 mesi. Ci sono le continue assunzioni su base clientelare che hanno di fatto creato una macchina elefantiaca e lo spreco di risorse importanti che hanno generato debiti fuori controllo e instabilità del sistema. E poi ci sono gli assessorati, ad oggi ancora bloccati. Scendono in piazza i lavoratori per chiedere trasparenza e una maggiore assunzione di responsabilità da parte degli enti e della amministrazione. Centinaia di lavoratori della formazione professionale dunque si sono trovati ancora per una volta a Piazza Indipendenza, davanti alla sede della presidenza della regione, per chiedere l'immediato pagamento degli stipendi e l'istituzione urgente di un tavolo tecnico per esaminare le emergenze. Aspettiamo di essere ricevuti da qualcuno della segreteria, il presidente Crocetta e l'assessore Scilabra sono assenti. Evidentemente il tema della formazione professionale non è tra i primi posti dell'agenda del governo regionale. Così Giovanni Migliore, responsabile della formazione professionale CIS Scuola. Chiederemo subito lo sblocco degli stipendi di tutte le filiere, aggiunge. I lavoratori sono esasperati. Adesso ascoltiamo l'intervista a Giovanni Migliore, responsabile della formazione professionale per la CISL Scuola. La formazione professionale è ancora in piazza perché il governo vuole che sia in piazza, evidentemente. Noi continuiamo a chiedere stipendi. Noi non siamo nelle situazioni della GESIP con due stipendi e protestiamo veementemente. Però ci siamo arrivati a 12 mesi e siamo disperati. E stiamo per trascorrere un Natale senza soldi. 12 mesi è la media, poi c'è chi è a 22 mesi. Ci sono situazioni che giorno dopo giorno esplodono. Abbiamo i lavoratori di alcuni enti, il CEFOP su tutti, dove vengono effettuate procedure di mobilità, licenziamenti collettivi, per cui quasi 1000 persone già hanno perso il posto di lavoro. Nell'accordo della buona formazione noi avevamo scritto anche che avremmo dovuto affrontare la riqualificazione del personale, per cui il passaggio al Fondo Sociale Europeo avrebbe dovuto prevedere una serie di strumenti che tutelassero anche i lavoratori. Se serve a fare pulizia, la CISL è sicuramente al fianco del Presidente della Regione a far questo. Però a pagare non debbono essere i lavoratori, cioè la fascia più debole. In questo momento i lavoratori devono essere pagati, i lavoratori devono percepire la loro retribuzione perché sicuramente non sono loro quelli che hanno colpa. Dopodiché se il sistema è da pulire, ma noi lo diciamo dal 2008, non lo scopriamo oggi, penso neanche il Presidente della Regione lo scopra oggi. Probabilmente oggi siamo alla punta dell'iceberg del problema e insieme possiamo risolverlo. Prima gli stipendi ai lavoratori, prima le garanzie ai lavoratori, poi insieme possiamo sederci in un tavolo permanente, continuo, unico, lo possiamo battezzare come vogliamo noi e possiamo lavorarci per quanto tempo vuole il Presidente della Regione per riformare il sistema, ripeto per l'ennesima volta, ma a pagare non devono essere i lavoratori. E accanto ai lavoratori della formazione professionale hanno manifestato anche i rappresentanti sindacali dei lavoratori della Icon Marine di Messina, 330 in tutto i posti di lavoro ormai definitivamente a rischio. Stiamo protestando perché siamo venuti qui da Messina, c'è un'azienda, l'Icon Yacht, quotata in borsa, 330 lavoratori, a gennaio avranno la fine della cassa integrazione, l'azienda è stata dichiarata fallita a ottobre, ancora prima, a Natale, la prospettiva è quella di trovarsi tutti in mobilità e tutti licenziati. Se questo non è sufficiente, è per questo che abbiamo chiesto un incontro 10 giorni fa al prefetto, siamo andati in presidio alla prefettura di Messina, abbiamo avuto un incontro col prefetto. Oggi facciamo la stessa cosa qui sotto la regione perché ormai le soluzioni che questi lavoratori devono avere non passano dall'azienda ma passano dalle politiche industriali, generali, sociali del governo e della regione. Per questo stamattina siamo qui in presidio, abbiamo chiesto un incontro col presidente della regione, non ce ne andremo fin quando non lo avremo.
L'assemblea di Telespazio ha proclamato 4 ore di sciopero per domani con un presidio allo stabilimento di Scanzano. Lo sciopero è stato proclamato da Fiomme Wilm per protestare contro il piano aziendale che prevede la sospensione, la cassa integrazione di 20 lavoratori su 26 e senza una certezza alla scadenza delle 13 settimane di cassa integrazione. Fiomme Wilm invitano il presidente della regione Rosario Crocetta a convocare un incontro con la società per avere le garanzie sulla continuità produttiva del centro, sui necessari investimenti per adattare le infrastrutture industriali a nuove commesse. Telespazio gestisce comunicazioni satellitari, si tratta di attività immateriali, dicono i sindacati, è incomprensibile questa sospensione delle attività. La definizione del programma del sindacato entro gennaio, le maggiori vertenze lavorative aperte e le richieste da mettere sul tavolo del nuovo governo regionale. Se ne è parlato stamattina nel corso del direttivo regionale della CGIL, durante il quale è stato fatto anche il bilancio delle attività dell'ultimo anno. Noi oggi prendiamo atto del fatto che comunque questa crisi in Sicilia è ancora più pesante che nel resto del paese e vogliamo porre le basi a un ragionamento nuovo. L'occasione probabilmente ce la darà questo governo, auspichiamo che il lavoro possa veramente diventare il tema centrale di questa regione, nelle scelte concrete al di là degli annunci. Aspettiamo un incontro col presidente Crocetta dove rappresenteremo il nostro punto di vista sulle principali vertenze e sul futuro di questa regione, perché c'è la possibilità di una Sicilia diversa, in discontinuità col passato, che possa dare le risposte soprattutto ai giovani e a tutti i siciliani onesti. Come CGIL stiamo costruendo, ma il ragionamento è anche più complessivo e generale, un piano per il lavoro, quindi una proposta politica che la CGIL offre non solo ai governi regionali, ma soprattutto al futuro governo di questo paese, dove anche lì l'auspicio è quello di dare risposte alle famiglie, di dare risposte ai giovani in concreto e soprattutto di fare diventare il tema del lavoro l'aspetto centrale dell'agenda politica italiana. La CGIL ad oggi corre il rischio di essere identificato come un partito, come parte di un partito? Ma noi abbiamo un'autonomia che oltre ad essere sancita dalle regole, dallo statuto e da quant'altro appartiene alla nostra storia e a ognuno di noi. Ovviamente abbiamo contribuito con i nostri uomini, le nostre persone, poi sono scelte personali, a contaminare, diciamo, la politica. Una contaminazione che speriamo possa poi portare a orientare verso le scelte nella direzione del lavoro. Voltiamo pagina. I PM Ingroia e De Francisci tentarono lo scorso maggio di far pentire Bernardo Provenzano. Il colloquio si tenne nel carcere di Parma, dove il boss si trovava recluso. Fare male non mi è mai piaciuto e non mi piace. Parola di Bernardo Provenzano, esortato a pentirsi da Antonio Ingroia e Ignazio De Francisci il 31 maggio scorso, nel loro ruolo di procuratori aggiunti, oggi trasferiti ad altri incarichi. Il colloquio si tenne in una saletta del supercarcere di Parma, dove il boss corleonese si trova recluso. All'unica occasione di ristabilire in parte la verità sul suo nome, tentarono di convincerlo i magistrati. Un'ora di faccia a faccia, concluso con la trascrizione di frasi lasciate a metà o di difficile interpretazione. Per dire io la verità, dice il boss, ha visto a parlare male di cristiani. Scusatemi. Il capo mafia, arrestato nel 2006 dopo 43 anni di latitanza, fu ascoltato come testimone nell'ambito di un procedimento, come riporta il Corriere della Sera, catalogato come relativo a notizie non costituenti il reato. Il legale del boss, Rosalba Di Gregorio, che non era presente all'interrogatorio e che in diverse occasioni si è lamentata per il trattamento riservato al suo assistito, dopo aver ottenuto il verbale, l'ha depositato al giudice dell'udienza preliminare nel processo sulla trattativa su Stato e Mafia, in cui Provenzano è imputato. Una settimana prima dell'interrogatorio con i magistrati, Provenzano aveva incontrato in carcere i parlamentari Beppe Lumia e Sonia Alfano. E adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, tra poco.
È arrivato il digitale terrestre. Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale. Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista. Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. Volevamo contaminare la politica e in questo siamo riusciti. Basta vedere i movimenti che si affacciano sulla scena in quest'ultimo periodo. Noi paghiamo cara la nostra coerenza sin dal 2006, quando con un'altra storia per primi abbiamo fornito gli strumenti della partecipazione. Così Rita Borsellino ha aperto il suo intervento all'assemblea regionale del movimento Un'altra Storia a Palermo. Borsellino ha anche sottolineato: forse noi siamo arrivati troppo presto, anticipando delle tendenze che oggi sono più sentite. Oggi tanti movimenti usano i nostri argomenti o si sono riappropriati dei nostri slogan. Finalmente ora i tempi sono più maturi. Nel corso dell'assemblea sono stati fissati alcuni obiettivi, fra cui un riassetto organizzativo più snello, nuovi strumenti di partecipazione e l'esigenza di contrastare l'antipolitica con la politica, cercando all'interno della coalizione del centro-sinistra gli interlocutori più vicini ai temi di interesse. La giunta comunale di Palermo ha varato il piano delle isole pedonali, che è scattato il 14 dicembre e andrà avanti per tutte le feste fino al 6 gennaio. Il piano prevede la chiusura al traffico ogni giorno da lunedì al sabato dalle 16 alle 20:30 della via Ruggero VII fino ai Quattro Canti e di corso Vittorio Emanuele tra piazza Pretoria, piazza della Vergogna e la salita Artale all'altezza della cattedrale. E proprio i commercianti, almeno i pochi rimasti di corso Vittorio Emanuele, protestano per l'isola pedonale. La strada senza alcuna attrattiva, senza neanche le luminarie natalizie, è praticamente sempre deserta e i pochi esercenti stanno raccogliendo le firme per farla riaprire al traffico. Non siamo come la via Libertà e la via Ruggero VII, dicono, con questa chiusura siamo praticamente isolati. Voltiamo pagina. Concorso per la scuola, oggi il primo giorno di prove con i 50 test a risposta multipla ai quali bisognava rispondere in 50 minuti. Sono iniziate questa mattina le preselezioni per il concorso della scuola pubblica, il primo dal 1999. Si tratta della prova computer based che consentirà, se superata, di accedere alle seguenti fasi del concorso. In Italia sono 321.210 gli aspiranti professori per 11.542 posti a disposizione nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. La Sicilia è, dopo la Campania, la seconda regione come numero di domande presentate, 45.773 a fronte di 1.194 posti disponibili. La preselezione consiste in una batteria di 50 test a risposta multipla a cui rispondere in 50 minuti. L'obiettivo dei test, unici per tutti i posti e le cattedre messe a bando, è valutare le capacità logiche e di comprensione del testo, le competenze digitali e linguistiche. I candidati che supereranno la preselezione verranno ammessi alle prove scritte relative alle discipline di insegnamento. Le prove consistono in una serie di quesiti a risposta aperta. Per la scuola primaria è prevista anche quesiti di inglese. Il calendario sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio. Infine, chi supererà gli iscritti accederà alla prova orale, una lezione simulata della durata di 30 minuti su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima e un colloquio, anch'esso della durata di 30 minuti, nel corso del quale saranno approfonditi i contenuti e le scelte didattiche della lezione simulata. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata la scorsa notte sulla costa orientale della Sicilia all'1.43 in provincia di Catania tra l'Etna e il Mar Ionio. Secondo i rilievi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto il suo ipocentro a 9 chilometri e 800 metri di profondità. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. Andiamo a Bagheria adesso, dove l'amministrazione comunale si appresta a redigere il piano di risanamento economico da presentare al Consiglio Comunale. Ascoltiamo l'opinione di Daniele Vella, consigliere comunale del Partito Democratico.
Partito Democratico ha sempre sostenuto la linea di un piano di risanamento economico, lo dicevamo al sindaco, a tal punto che, non essendo ascoltati da parte della coalizione di governo, siamo dovuti uscire dalla maggioranza. Adesso cosa chiediamo all'amministrazione? L'amministrazione, nel redigere questo piano di risanamento, che sarà approvato dal Consiglio Comunale, dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale, noi riteniamo debba dialogare con tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio e le forze sociali, i sindacati fuori dalla città. Non può essere chiaramente un piano che viene elaborato da soli. E tra l'altro, come Partito Democratico, in un periodo di crisi, noi chiediamo che al primo punto di questo piano di risanamento venga inserita una parola che nella delibera di intenti vediamo mancare, che è quella della lotta all'evasione. Bagheria è un comune che, facendo una seria lotta all'evasione, noi riteniamo potrebbe recuperare vari soldi che possono essere molto utili come liquidità per poter andare a risolvere sia problemi di cassa ma anche problemi appunto finanziari che il comune ha. In ogni caso non mancherà il vostro contributo, come dire, a redigere questo piano di risanamento. Noi siamo su una posizione di buona amministrazione, pertanto vorremmo sicuramente dire la nostra su quelli che sono gli aspetti da evidenziare nel piano di risanamento, quelli che sono i privilegi da toccare e, ripeto, quella che è una lotta all'evasione da continuare e intraprendere, che probabilmente negli ultimi anni si è un poco rallentata. Domani a Bagheria si svolgerà una manifestazione cittadina organizzata dall'Auser provinciale e locale per chiedere solidarietà ai cittadini contro lo sfratto dei locali per gli anziani, i diversamente abili e della Caritas intimato dall'amministrazione comunale. Il corteo si muoverà alle 9 da Piazza Madrice per arrivare alla sede del comune. Due appuntamenti di riflessione e partecipazione sociale scandiranno la giornata di domani a Palermo, inserendosi nella convulsa settimana che precede il Natale. Si parte alle 17 domani presso la Sala Lanza dell'Orto Botanico con l'incontro dibattito dal titolo Partecipazione e Movimenti Governo della Città. Sarà di nuovo primavera, organizzato dalla Libera Università della Politica, fondata da Padre Ennio Pintacuda, in collaborazione con la Libreria Paoline. Alle 21, presso la Libreria Paoline di Corso Vittorio Emanuele davanti alla Cattedrale, verrà presentato il libro La Danza delle Ombre con Mohammed nel mondo degli ultimi di Marina Scardavi. Interverranno all'incontro la giornalista Suor Fernanda Di Monte e il sociologo Antonello La Spina. Sarà presente l'autrice. Nient'altro per questa sera, io vi ringrazio per la vostra attenzione, arrivederci. Situazione meteo di oggi, lunedì 17 dicembre, su Palermo e provincia. Pioggia debole, schiarite, vento da ovest, temperature comprese tra 13 e 17 gradi. Su Catania e provincia qualche nube sparsa, venti moderati da ovest, temperature comprese tra 14 e 18 gradi. Previsioni per domani, martedì 18 dicembre, su Palermo e provincia. Nuvolosità sparsa, i venti saranno prevalentemente forti e soffieranno da ovest-nord-ovest, temperature comprese tra 12 e 16 gradi. Su Catania e provincia, nuvolosità scarsa, i venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da ovest-nord-ovest, temperature comprese tra 12 e 17 gradi.